Exploration. It's in our DNA. There's something inside each and every one of us that compels us to know the unknown. To push past every frontier. We want to see what's never been seen. Hear what's never been heard. 63 miles an hour. Feel what's never been felt. There are no limits to where we'll go. To what we'll discover. To what we'll achieve. We are all explorers. And there are new worlds to explore. Ragazzi, ragazzi e ragazzi, oggi è il giorno. Prima di tutto, buon day one a tutti della PS5 perché è un giorno di festa. Quindi, allora, io ho un po' di robetta da unboxare e non vedo proprio l'ora. Quindi io direi di farvi vedere prima di tutto, questa è qualcosa di fantastico. Ma che arriverà dopo, perché prima io direi facciamo gli accessori così ci godiamo il momento. Allora, ho portato qui tre giochi, ovvero Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, che contiene Spider-Man Miles Morales e la remaster di Marvel Spider-Man per PS4. Abbiamo Call of Duty Cold War, non potevo non prendere il COD giusto per provare questo nuovo DualSense che sembra una grandissima figata. E per ultimo Demon's Souls, perché comunque io non sono molto bravo nei Souls, però mi piace giocare, quindi nel dubbio che fai non prendi questi tre titoloni. E poi ovviamente ho altra roba dal PlayStation Network. Quindi ho preso anche degli accessori, ovvero ho preso questo che è il Charger Kit, che è semplicemente una base di ricarica che si può comprare in tutti gli store. E questo è ufficiale PlayStation, non è di terze parti. Si tratta di una base di ricarica per due DualSense. Non spiega quanto ci vorrà per caricarli, perché non spiega il wattaggio. Devo vedere quanto ci metterà. Io ho un DualSense, quindi non ne ho due. Però nel dubbio che fai, te ne privi. No, che non te ne privi. Io, come facendo unboxing, sono senza cuttare. Ed eccomi qua. Allora, direi che mo non si cincischia. Non so, è un lavoro di precisione e finezza. Non è proprio un lavoro adatto a me, però nel dubbio. Sempre solo sopra che si vede tutto. Non si sa mai. Mettiamo una scatolina qui. Non so neanche se si vede. Allora, abbiamo l'alimentatore che mi sembra riciclato dalla PSP, col cavo e la base effettiva. Questa qua, che devo dire che esteticamente è molto molto bella. Così è vista frontalmente, si attacca il cavo sotto, si attacca il cavo qui sotto e si appoggiano i DualSense in verticale così. Dopo andremo a provarla. Quindi vedete che via questa roba qua, la basetta la lasciamo qua. Ultimo accessorio, ovvero le cuffie, le Pulse 3D, che sono le nuove cuffie ufficiali. Dovrebbero avere un 3D audio, che è una cosa di cui hanno parlato tanto nella presentazione di PS5, ai tempi, quando l'hanno presentata mesi fa, l'hanno
ne hanno parlato tanto, quindi ho detto, ce le ho. Cioè, adesso, proviamo. Tanto mi piace avere delle cuffie dedicate per ogni console, quindi per prendere altre marche prendo queste qua. Allora, confezione. Allora, i manualetti. Questo sarà vuoto. Qua dentro abbiamo il cavo Type-C USB. Qua abbiamo ufficialmente le cuffie. Sono così. Non mi sembrano brutte, non mi sembrano cheap. Nella confezione non c'è più niente. Allora, proviamo un po' di tasti. Chat game, off monitor, volume più o meno, muta smuta, ricarica, jack, accensione. Mi tolgo un attimo il cappello per vedere. Allora, sì, mi piace il feedback che dà. Sono comode. Allora, le metto qua. Mi rimetto il cappello e adesso andiamo alla parte sottolenta. Togliamo un po' di rumenta in giro. Signori, eccola. Che cosa bella. Non so, non entra neanche in inquadratura. Valigetta nella valigetta. Allora, qua troviamo il DualSense, che devo dire che è molto molto bello, ha un feedback molto bello, molto gradevole. Si tiene, trovo che si tenga meglio in mano rispetto al DualShock 4 come grip, come impugnatura. Questo però devo provarlo effettivamente in gioco. Lo metto qua sulla sua base di ricarica. Ok. Poi cavo di alimentazione. Tutta la bellissima manualistica. Poi abbiamo la base. Questa è una cosa un po' particolare, perché questa base qua ci permette di mantenerla sia verticale che orizzontale in base a come la mettiamo, quindi varia, ovvero così come la vedete adesso impostata per tenere la console in verticale, penso, no, così se la metto così in verticale, se la metto così e per metterla in orizzontale, immagino. Molto carina, forse un po' cheap questa rispetto a tutto il resto. Il controller in una applicazione veramente bella. Il cavo HDMI 2.1, perché questo cavo qua è importante per giocare a 4K 120Hz sulle TV abilitate, che tra l'altro i rumor dicevo che non c'è, invece c'è, e meno male. Meno male, perché costano tanto comunque acquistarli questi cavi qua. Signore, eccola. Se non demolisco il DualSense, signore, eccola. Spettacolo. Nel momento in cui piazzate la vostra PlayStation 5 in posizione verticale, dovete sempre montare la basetta in plastica. Eccola qua, vista frontalmente così. Ah, il grosso è grosso, perché questa è la PlayStation 4 Pro con boxato di The Last of Us 2. Questa è il paragone in altezza. Adesso lo appoggio solo così. Questo è il paragone in così. Cioè, è abbastanza importante come dimensioni questa console qua. Ma io lo terrò in verticale, mi sto già attivando per sistemare poi tutta la mia postazione TV, gioco, cinema.
Allora, qua abbiamo la console versione disco, che è una versione, è la versione più costosa, costa 100 euro in più, che però comunque ha lettore di dischi, cosa che io preferisco perché mi piace proprio avere la mia libreria con tutti i giochi. Quindi ho optato anche quest'anno per questa versione qua. Mi convertirò al digitale anche per le console quando ci sarà proprio quello. Qua abbiamo le due plate laterali che a quanto ho detto sono cambiabili. Sono tipo a sgancio. Non vorrei spaccare niente. Non so come funziona, quindi non provo neanche. Ci sarà poi un video dedicato probabilmente a accessori o robe varie. Allora, questa console qua, bella, devo dire, ottima comunicazione, grande, il design è molto personale, molto futuristico, adesso ho già riempito di dettagli. Nella parte frontale troviamo USB con il fulminino, va a indicare che comunque si può usare come porta di ricarica per il DualSense o immagino le cuffie, USB Type-C, tasto per l'espulsione del disco e tasto di accensione e ovviamente il lettore di dischi, parte laterale 1 e 2. Parte posteriore USB Ethernet, HDMI 2.1 e alimentazione. Anche direi niente male, GG. Qua sul DualSense nel grip ci sono come grip, proprio dare questo senso di grip effettivamente, c'è la texture dei simboli del joystick, ovvero X quadrato, cerchio, triangolo, che è un dettaglio impercettibile, per alcuni anche inutile e probabilmente lo è. Però sono quei dettagli che rendono anche bello un brand, perché comunque permette di avere un dettaglio in più, di sapere che c'è questo easter egg qua. E la stessa cosa vale per l'interno della console. Qua ci sono gli stessi simboli. Detto questo, dopo avervi mostrato la console, accessori dopo, io vi ringrazio per aver visto questo video qua, vi invito a iscrivervi, lasciare un mi piace e passare anche su Twitch. Trovate in descrizione i link di tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, YouTube. Io vi ringrazio, vi saluto, buon day one a tutti, ciao!